Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro terzo appuntamento per questo ciclo di webinar sulla sicurezza informatica nell'APA. È una serie di eventi, come sapete, organizzati da Agit e Formez PA nell'ambito del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login, nello specifico della linea 1, gestione per la trasformazione digitale. Subito alcune informazioni, diciamo, tecniche. Vi ricordo che i materiali dei relatori degli scorsi appuntamenti e la registrazione dei webinar sono pubblicati sulla pagina di Eventi PA dedicati a questo ciclo di eventi. E sulla stessa pagina trovate un documento per ciascun webinar con la risposta alle domande che non hanno potuto, diciamo, avere un riscontro durante la diretta. Quindi, ogni qualvolta i relatori non riescono per questioni di tempo a rispondere a tutte le vostre domande, che per questo ciclo di webinar sono veramente tante. Quindi siamo contenti che comunque questi argomenti, insomma, hanno riscosso molto, molto interesse da parte vostra. Cerchiamo sempre di dare una risposta a tutti, anche in una fase successiva. Vi comunico che il questionario che vi è stato inviato via mail quando vi siete stati invitati all'evento, adesso è chiuso, quindi non è più possibile compilare il questionario. E per quanto riguarda l'attestato, ovviamente vi rimandiamo come solito per i cicli di webinar al termine di tutto il ciclo e mediante la mail che avete inserito all'atto di iscrizione, diciamo, Eventi PA, vi verrà allegato anche l'attestato di tutto il ciclo di webinar per chi ha partecipato a almeno 3 dei 4 webinar previsti. Veniamo all'appuntamento di oggi. Oggi parliamo di social engineering, phishing e modelli e quindi andiamo ancora più nel pratico con i nostri relatori che ci presenteranno dei tool pratici di simulazione di campagne di phishing per incrementare l'awareness degli utenti. E avremo degli esempi di campagne di phishing nei modelli di identificazione degli attacchi. A questo il nostro terzo incontro, i nostri esperti sono Michele Petito di Agid, che avrà una relazione dal tema Social Engineering Phishing, e proseguiremo successivamente con Massimiliano Rossi, sempre di Agid, con una relazione dal titolo Esempi di campagne malevoli e classificazione nei modelli di cyber phishing. Come al solito, dedicheremo uno spazio per la risposta alle vostre domande, quindi già da ora vi chiedo di utilizzare la chat per porre domande ai nostri relatori e come di consueto quelle che non riusciranno ad avere una risposta in diretta le rimandiamo alla pubblicazione sulla pagina di Eventi PA dedicata. Per come di consueto, alle 15:30 prevediamo una pausa caffè di circa 10 minuti. Adesso chiedo al primo relatore, che è Michele Petito, di collegare webcam e microfono. Vediamo se tutto funziona. Mi Prova a vedete? parlare, Mi Michele. sì, mi sentite? Io Sì, vi vedo perfetto. bene. Ok. Perfetto, e allora do la parola a Michele e ci vediamo dopo. Buona. Benissimo, grazie mille. Buonasera a tutti e ringrazio innanzitutto tutti voi di essere qui così numerosi. Quindi non perdiamo altro tempo perché ce n'è poco, iniziamo subito questo piccolo viaggio nel social engineering e phishing. Se cambia slide sarebbe meglio. Ok, allora io ho diviso la mia presentazione in quattro parti e inizialmente vi parlerò delle varie forme di social engineering. Poi farò un po' di esempi di attacchi divisi per brand. Entreremo quindi nel dettaglio delle URL di phishing, spiegando come sono strutturate, quali servizi sfruttano, i tool utili per identificarle
Infine, passerò alla Security Awareness con la presentazione di un tool per la simulazione di campagne di phishing all'interno dell'organizzazione. Diciamo che cos'è il social engineering? La definizione penso la conosciamo un po' tutti, ma è bene ricordarla. Essa è un insieme di tecniche che gli attori criminali sfruttano per attirare a sé gli utenti e far sì che questi inviano dati riservati. Nei casi peggiori li inducono a installare software malevolo attraverso una qualche azione, tipicamente l'apertura di un allegato o di un link. Purtroppo oggi non è così difficile sfruttare queste tecniche, grazie anche alla presenza in rete di tool che purtroppo consentono l'esecuzione di campagne di phishing anche nel giro di pochi minuti. Vedi kit di phishing o phishing as a service. Esistono varie forme di social engineering, e una di queste è il betting, dove l'attaccante offre qualcosa al fine di consentire il download di un file dannoso. Poi abbiamo lo scareware, dove l'attaccante spinge l'utente a credere che proprio la propria macchina sia infetta, per poi offrirsi come un risolutore, insomma, in realtà poi lo infetta la macchina, esegue l'attacco e infetta la macchina. Poi abbiamo il reverse social engineering, in cui l'attaccante genera un malfunzionamento del sistema e poi si propone per l'assistenza. Il phishing lo conosciamo tutti, diciamo, avviene tramite una mail ben realizzata per diciamo, favorire l'inserimento di informazioni personali. Ci sono delle forme particolari di phishing più mirate, che sono lo spear phishing, e in particolare poi abbiamo il BACK, che sarebbe l'acronimo di Business Mail Compromise, è una forma di phishing mirato ad aziende specifiche. E in questo caso l'attaccante impersonifica il CEO dell'azienda o un alto dirigente o un dipendente di uno dei fornitori dell'azienda. Gli scambeck sono ancora più credibili quando vengono eseguiti da un account di posta elettronica compromessa. In questo caso non si chiamano proprio back, prendono il nome di EAC, Email Account Compromise. Poi abbiamo altri attacchi, altre forme di social engineering che sono il phishing, un altro che è l'utilizzo del telefono su IP, e attacchi che usano, cioè, basati su un attacco fisico, human based si dice, in particolare lo shoulder surfing, che sfrutta l'osservazione diretta dietro le spalle della vittima, e in questo caso l'attaccante sta dietro appunto le spalle della vittima, e la vittima magari mentre inserisce qualche credenziale o qualche dato personale, l'attaccante tende, diciamo, a carpire queste informazioni essendo appunto non visto. E poi c'è il dumpster diving, che non è altro che frugare nei cestini della spazzatura. Oggi in realtà è meno utilizzato vista la carta, visto, diciamo, che la carta è meno utilizzata, ma il cestino digitale esiste sempre, e quindi anche lì, come sapete, si possono annidare molti documenti anche con dati riservati e personali. Poi abbiamo il tailgating e il pickpocketing, che sono due pratiche che rientrano anch'esse nella sfera del social engineering. Un esempio di tailgating è quando, ad esempio, un dipendente apre la porta con il suo badge e l'attaccante entra prima che questa porta si chiuda. Nel secondo caso, è l'attaccante che ha già i dati per l'accesso, spesso questi sono ricevuti con l'inganno dalla persona autorizzata. Ad esempio, un finto corriere che si fa aprire la porta per la consegna di un pacco, o un finto tecnico che finge di dover effettuare una riparazione. Per evitare di cadere vittima negli attacchi di tipo human based, è possibile seguire questi semplici suggerimenti, come ad esempio non lasciare incustoditi i documenti aziendali e chiuderli a chiave se riservati,
o distruggerli con dispositivi appropriati se non servono. Utilizzare una policy di sicurezza per l'accesso a spazi riservati, per evitare il pickpacking è bene sempre identificare le persone esterne e comunque fargli indossare un badge di visitatore, e per evitare invece il tailgating non permettere mai a un esterno di entrare insieme a te in aree riservate. Allora, il social engineering sfrutta vari canali per colpire l'utente, il telefono, partendo dall'altra sinistra, è quello più scontato e anche il più vecchio. L'attaccante può ad esempio fingersi amministratore di sistema e chiamare un utente, di solito un impiegato dell'azienda, e convincerlo che la sua macchina sia compromessa o vi sia un qualche malfunzionamento. E in conclusione, l'attaccante convince la vittima a installarsi un software, di solito un software di controllo remoto, con il quale può esfiltrare dati e condurre altri attacchi verso altre macchine, diciamo, attraverso cosiddetti movimenti laterali. E se l'impiegato ha delle autorizzazioni molto elevate verso i sistemi, è molto facile immaginare le possibili conseguenze sull'intera rete. Poi passando al prossimo canale, abbiamo il canale social che rappresenta insieme a quello degli SMS un canale poco controllato e sul quale non si ha la contezza del numero preciso degli attacchi che avvengono quotidianamente. Infatti, mentre sulla mail esistono dei provider e tutta una serie di controlli che vengono fatti, sui social e sugli SMS i messaggi arrivano direttamente all'utente senza filtri. E l'URL passa facilmente senza alcuna segnalazione. È un canale, appunto, quello dei social, per esempio, cifrato peer-to-peer, anche per questo è difficile da rilevare. Niente, poi abbiamo il canale video, che è considerato meno importante rispetto ad altri, ma potenzialmente potrebbe diventare devastante se i criminali decidessero di investirci molto. Ormai è noto a molti come le tecniche del deep learning riescono a riprodurre fedelmente sia il video che l'audio di una qualsiasi persona. Vedremo dopo un esempio più specifico. Gli attacchi che sfruttano la mail sono quelli poi che conosciamo benissimo e sono quelli più diffusi, ovviamente, perché la mail è il canale più utilizzato ed è quello più ufficiale con cui si lavora tutti i giorni. Gli SMS, una piccola nota sugli SMS, questi sono considerati molto dagli attaccati in quanto godono una certa fiducia da parte delle persone, essendo utilizzati per notifiche della banca e poi essendo solo testo, gli attaccanti hanno vita facile, insomma, mentre diciamo nella mail abbiamo molti elementi per controllare la legittimità del messaggio, sull'SMS è un po' più difficile. Questo è un tipico schema di attacco, ce ne sono molte, tra parentesi, che sfrutta il canale di comunicazione Telegram. L'attaccante di solito monitora un gruppo aperto, ad esempio un gruppo di discussione di una particolare piattaforma di e-commerce. La vittima tipicamente un nuovo utente che non conosce le dinamiche del gruppo e soprattutto non sa chi sono gli amministratori reali del gruppo, e questo viene contattato dall'attaccante con una scusa qualunque. E nella fase 2 l'attaccante si impersona amministratore del gruppo, cosa molto facile perché basta copiare l'immagine e creare un nuovo utente molto simile. E con modi gentili si propone alla vittima un'offerta speciale, un regalo, un premio, una qualsiasi altra scusa, lo fa atterrare su una pagina di phishing tramite un link malevolo. E questa pagina di phishing riproduce fedelmente il sito di e-commerce di solito e riproduce in particolare la form di login o la form di pagamento. Questo invece è un altro esempio, però che sfrutta il canale WhatsApp ed è un attacco che realmente è avvenuto a maggio di quest'anno e sono state
Molte denunce sono uscite fuori da questo attacco. L'attaccante, diciamo, partendo da nostra sinistra, aveva un telefono già compromesso e quindi aveva accesso alla rubrica e da questa rubrica iniziava a installare tutti i profili WhatsApp presenti che erano appunto associati ai numeri di telefono della vittima. A questo punto, come sapete, che quando si prova a installare WhatsApp utilizzando un numero di telefono, arriva un SMS a quel numero. Quindi la vittima riceveva un SMS col codice di attivazione. Cosa succede qua? L'attaccante ha sfruttato come un fattore umano, cioè il fatto della fiducia che riponeva questa vittima nel numero di telefono che l'aveva contattato e l'urgenza, di solito si fa leva sempre sull'urgenza, e con questa tecnica riusciva a convincere la vittima a farsi dare il codice OTP, un codice di 6 cifre che permetteva all'attaccante di clonare il profilo WhatsApp, e da lì partivano tutta una serie di messaggi ai vari amici, tra virgolette. In questa fase devo dire che molti si fermavano perché ovviamente nessuno faceva il bonifico se non pochi. Ok, andiamo avanti. Ok, allora in questo caso che cosa si deve fare? La verifica in due passaggi andrebbe sempre abilitata per quanto mi riguarda, qualsiasi applicazione di messaggistica, Google Authenticator o simili al posto di SMS, sarebbe meglio perché gli SMS sono facilmente aggirabili con attacchi di SIM swap. Non condividere con nessuno i codici di verifica, ovviamente, e non fidarsi di nessuno, anche se ve lo chiede l'amico, la moglie, insomma, comunque non i dati riservati. A meno che proprio non avete la certezza assoluta, è bene evitare di condividerli. Passando invece al canale di video, invece vi volevo mostrare questo esempio di deepfake che circola da un po' di tempo ormai, ne stanno circolando anche altri. Questo è stato realizzato tramite un'attrice. Che grazie a un software, in questo caso DeepFace Lab, open source, quindi accessibile a chiunque, ha consentito poi di riprodurre un video della regina d'Inghilterra e quindi fargli dire cose che non aveva mai detto. Stessa cosa è successo con altri personaggi come Einstein che ha parlato di Covid, oppure Tom Cruise che addirittura suonava o rispondeva al telefono, cose. Quindi con questa tecnica si riesce a riprodurre anche non solo il video, ma anche il sonoro, e questo può essere un pericolo perché alcuni sistemi, come sappiamo, utilizzano l'autenticazione biometrica, quindi riuscire a riprodurre la voce può essere un problema. Ok, qui ho voluto mostrare il trend che è del phishing attraverso i dati del CLUSIT 2021, che conferma un trend positivo dal 2018 fino al 2020. Nei primi mesi del 2021 si è avuto una flessione del meno 13%, ma è temporanea perché sono convinto che nella restante parte dell'anno avremo una grossa risalita. Si rileva pure una maggiore preparazione degli attaccanti grazie anche a una collaborazione con i madrelingua. Infatti le mail che ci arrivano, che rileviamo, sono, devo dire, fatte molto meglio a livello di italiano, a livello linguistico, non ci sono tanti più errori sintattici e grammaticali. Si rileva pure nei back scam importi di bonifici più elevati, questo è un altro problema. Ora, per quanto riguarda i back scam, prima di passare a questa slide, per quanto riguarda i back scam,
E si potrebbe, diciamo, evitare questo attacco semplicemente anche adottando una politica di sicurezza, ad esempio applicando un doppio controllo, una doppia autorizzazione sui bonifici, sulle transazioni finanziarie in genere. E riguardo all'anti-phishing group, working group, anche questo conferma i dati del CLUSIT. Con la flessione dell'ultimo periodo. Interessante invece la grafica torta a destra, che ci mostra come la gran parte dei domini di phishing sia attribuibile fondamentalmente a due gruppi di registrars. Al primo posto domina sempre nei CIP con il 43,3%, seguito dal Public Domain Registry con il 26,7%. Quindi sostanzialmente questi due soggetti registrano più della metà dei domini illeciti, e questo è un dato che fa riflettere. E questo caso ve l'ho voluto mostrare perché è un caso di phishing che ha comportato la perdita, pensate, di ben 50 milioni di dollari. L'azienda BZX, azienda che gestisce un protocollo blockchain per il lend e borrow di criptovalute, ha subito un attacco proprio questo mese, 5 novembre appunto. L'attacco ha colpito direttamente lo sviluppatore che appunto programmava il protocollo. Questo vuol dire che anche le persone più skillate come gli sviluppatori blockchain, se viene colpito e viene tratto in inganno da un attacco di phishing, questo fa capire quanto sia importante la formazione anche per tutti, cioè quanto può chiunque può cadere in un attacco del genere. Quindi l'attaccante in questo caso, come è avvenuto l'attacco? Sostanzialmente era mirato ovviamente a questo particolare protocollo e allo sviluppatore. Portava dentro, allegava un Word con una macro malevola, quindi sostanzialmente era un malware. E questa è la fotografia del phishing italiano che risulta dal monitoraggio del CertAgid, e come era prevedibile, i brand maggiormente colpiti sono quelli del settore bancario, con Intesa San Paolo al primo posto. Servizi cloud di Microsoft e quelli di spedizione non sono da meno. E con BRT tra i corrieri più colpiti. Bisogna però dare atto che maggiori banche ultimamente stanno rispondendo bene a questo fenomeno con campagne di comunicazione che mirano a formare e rendere più consapevole i clienti. Secondo i dati di PhishStats, un servizio gratuito che raccoglie dal 2021 quasi 4 milioni di URL, nel periodo gennaio-novembre 2021 il 58,3% delle URL era sotto HTTPS. Ovviamente tale scelta è per gli attaccanti quasi obbligata, perché qualsiasi sito senza certificato oggi appare agli occhi dell'utente insicuro, quindi in caso di phishing è facilmente riconoscibile come illegittimo. Ora passiamo un po' a alcuni esempi di pagine di phishing realmente rilevati dal CertAgid. Abbiamo questo qua. Il settore bank è sempre in prima fila e in questo esempio abbiamo una finta mail di BNL riprodotta abbastanza fedelmente nel layout grafico e anche nei contenuti scritti bene in italiano. Ciò che insospettisce qui è il mittente che risulta palesemente spufato e soprattutto l'URL a cui punta il collegamento. Infatti, anche senza cliccare sul link, ma semplicemente con un mouse over è possibile visualizzare la reale URL di destinazione. E questo messaggio invece fa parte di una campagna di phishing che abbiamo rilevato recentemente e che ha sfruttato le caselle di un comune italiano. E le caselle in questo caso erano state compromesse, e pertanto non era così scontato che la vittima non ci cascasse. Qui si fa leva sulla casella piena e quindi sulla paura del dipendente di non poter svolgere la propria attività lavorativa. Invece questo è un altro esempio che però ha tema di aggiornamenti e anche qua si fa leva sempre sul discorso
del timore verso l'impossibilità del dipendente di svolgere l'attività lavorativa. E in questa slide invece voglio mostrarvi invece una tecnica di offuscamento. Le pagine di phishing sostanzialmente sono pagine semplici, spesso statiche con HTML, JavaScript e CSS. E in questo caso, se noi andiamo a vedere invece la pagina, qua dentro c'è soltanto lo JavaScript. Tra l'altro offuscato, cioè ci sono tutta una serie di caratteri strani. In realtà è una pagina HTML pura, cifrata con algoritmo AS256 e la password, tra l'altro, è lì dentro, perché ha un po' di dimestichezza con il codice, la variabile bobla è la password del codice cifrato e l'algoritmo per decifrare questa pagina di phishing è inserita dentro un JavaScript esterno che ha tre parametri che sono il primo, vediamo nel riquadro centrale, il ciphertext, cioè il testo da decifrare, la password, appunto quella che abbiamo visto prima, numero dei bit 256, perché appunto è S256. Questa è fondamentalmente un'implementazione dell'algoritmo AES in JavaScript. Esistono comunque altre tecniche di offuscamento, come ad esempio il codice HTML codificato base 64, inserito nella URL e richiamato nella landing page, oppure codifiche XOR nella JavaScript o codifiche anche custom. Ora, tutto questo perché si fa? Perché alla fine sembra. Ne aveva parlato Arvo, forse per la maggior parte di voi. In realtà si fa per evitare che i sistemi di anti-phish, anti-spam rilevino queste pagine queste URL di phishing. Di solito i sistemi vanno a controllare anche il contenuto della pagina e se invece in questo modo non riescono a capire cosa ci sia dentro, ecco, semplicemente. Ora invece voglio mostrarvi il kit di fiši, quello che avevo accennato prima all'inizio e che consente, diciamo, fondamentalmente agli attaccanti di effettuare un attacco anche senza molte conoscenze. Esiste un mercato che consente quindi infatti a chiunque di eseguire in pochi minuti un attacco. Todayzoo rappresenta il più recente kit di phishing progettato per le campagne phishing ai danni di Microsoft. Sostanzialmente consente di creare in pochi minuti una campagna completa di modello di mail e di landing page che riproduce fedelmente la pagina di login di Office 365. Come è fatto il kit di phishing? Sostanzialmente è costituito da tre parti. A destra, no, questo lo diciamo dopo. In realtà volevo appunto prima parlarvi di come è costituito. Sostanzialmente sono tre parti. Le parti sono imitation, che rappresenta fondamentalmente la parte grafica, quindi con l'HTML, la presentazione, quindi i loghi, le immagini. Poi c'è la parte di obfuscation, che rendono difficile la lettura del codice. E poi c'è la parte di credential harvest che si occupa appunto della raccolta delle credenziali. Venendo invece alla parte destra, appunto il grafico, questo rappresenta il grado di somiglianza tra i vari kit di phishing rispetto al recente Todayzoo. E la parte di imitation è quella che presenta più sovrapposizioni di rettangoli, a significare che i phishing hanno riutilizzato gran parte del codice, cosa che invece non è accaduta per la parte di offuscamento. Ciò si giustifica in quanto i sistemi di detection, che spesso si basano anche su tecniche di intelligenza artificiale, tendono a riconoscere un attacco una volta subito. Quindi gli attaccanti sono costretti ogni volta a trovare nuovi metodi di anti-detection. Infine c'è la parte di raccolta delle credenziali, che solitamente consiste in un modulo che invia i dati direttamente verso una casella controllata dall'attore criminale. E, oltre a kit di phishing abbiamo il cosiddetto phishing as a service,
che allo stesso modo del malware service consente di eseguire un attacco semplicemente acquistando il servizio. Il 21 settembre 2021 gli analisti di Microsoft individuano un servizio nel dark web conosciuto come Bulletproof Link e questo fornisce i servizi di mass spam in modalità phishing as a service. In particolare la campagna consentiva il doppio furto di credenziali e i dati venivano inviati non solo ai clienti utilizzatori del servizio, ma anche ai titolari del servizio stesso. Quindi c'è un doppio guadagno. Nel phishing as a service l'attaccante deve solo avviare la campagna e attendere la ricezione delle credenziali, senza preoccuparsi della registrazione di dominio, della configurazione dell'hosting, né della raccolta delle credenziali, un servizio chiave in mano a 80-100 dollari. E l'attaccante può, come vedete, come è scritto nella slide, può scegliere tra più di 100 template, quindi ci sono brand per tutti i gusti. Parliamo adesso di Urli Phishing e entriamo nel dettaglio di come sono strutturati, quali servizi utilizzano nelle campagne phishing. Per la creazione di una campagna di phishing vengono utilizzati diversi servizi e in base al report di Phish Labs dell'ultimo trimestre del 2021 sembrerebbe che gli attaccanti stiano sfruttando meno i servizi di registrazione gratuita, mentre nel precedente trimestre erano il doppio di quelli a pagamento. E di contro aumenta lo sfruttamento dei servizi di URL Shortener, che sono quelli che permettono appunto di accorciare le URL, soprattutto dei servizi di tunneling come OpenVPN e ngRock. Questi servizi consentono sostanzialmente di assegnare URL pubblici a server locali e spesso vengono offerti in forma gratuita. E per concludere abbiamo la compromissione di siti legittimi, che continua a essere il metodo preferito degli attaccanti. Infatti gli URL di questo tipo sono per ovvi motivi difficili da rilevare. Questo è un dato che fa riflettere, questo dei siti compromessi, perché fa capire, come abbiamo anche rilevato con i siti della pubblica amministrazione, che i siti non sono, i CMS in particolare, non sono aggiornati, presentano molte vulnerabilità. E una volta compromessi, accade proprio questo, insomma, che gli attaccanti li sfruttano per attacchi di phishing. Questa che vediamo è una lista di domini che sono stati realmente sfruttati in campagne di phishing italiane. La registrazione di dominio in genere sfrutta la cosiddetta tecnica del type swatting, ovvero si cambia leggermente la struttura del nome del brand rendendolo sostanzialmente simile a quello reale. E, se andiamo diciamo nella parte bassa vediamo il type swatting. Come notate abbiamo la parola Google che utilizza al posto della O, la U, Google, scritto proprio con la U, poi oppure usa un 1 a posto della L, insomma si sfruttano le somiglianze tra i caratteri, tra i font. E, questo per ingannare appunto l'utente che distrattamente vede questo nome dominio. Poi nella parte qui in alto, ho mostrato alcuni domini, e in particolare ho messo in rosso le parole dei brand, intesa San Paolo in questo caso, e Poste, e alcune altre parole che fanno capire, in certi casi si capisce che a cosa mirano, ovviamente al brand intesa San Paolo e in altri casi a Poste. In altri casi non si capisce, quindi abbiamo, però è chiaro che per esempio i PS2 che mirano ad esempio a una forma di pagamento, perché PS2 è la direttiva europea che riguarda i pagamenti. Di solito il nome del brand sta sulla sinistra della URL e poi vedremo perché. E come TLD, cioè la parte finale, quel punto com, di solito quello più diffuso è .com, appunto, questo è rilevato dal Phish Labs report di agosto 2021, per il 40% circa. Altri TLD sono top level domain, sarebbe TLD, sono praticamente anche altri TLD riportati in statistica, e come si vede abbiamo org, CA, ce ne sono altri un po' più esotici, ovviamente questo perché non
I domini sono già tutti registrati, quindi l'attaccante deve per forza prendere qualcosa di non utilizzato. Entriamo un po' nel dettaglio, vediamo come è fatta una URL e di phishing. Come evidenziato nel quadro rosso, il primo elemento da controllare sempre è il nome del dominio di primo livello. In questa particolare mail notiamo che sono stati utilizzati due sottodomini. La prima, cioè la stringa italiana, posta italiane, è stata messa volutamente nel secondo sottodominio, sulla sinistra, come dicevamo prima. Questa è una tecnica che può ingannare la vittima su schermo mobile. Infatti, se si vede sulla sinistra, si vede soltanto la prima parte che è poste-ita, e l'altra parte è tagliata, e quindi l'utente è ingannato da questa cosa. Da questa cosa e tende, diciamo, a credere di essere effettivamente sul sito di Poste. Poi abbiamo ovviamente come riguardo sempre la struttura della URL, abbiamo un path che è di solito molto lungo e il protocollo che, come abbiamo detto, di solito è HTTPS, ormai non ci sono molto poche quelle su HTTP. Queste sono alcune URL. Alcuni servizi, anzi, che vengono sfruttati, come abbiamo già detto, abbiamo lo short URL, il primo fra tutti è Bitly, e poi abbiamo altri servizi come quello di Google Forms, abbiamo Google Site, abbiamo S3 di Amazon, abbiamo anche il Google Firebase, che non è altro che una piattaforma di sviluppo per applicazioni web e che gli attaccanti sfruttano per costruirci sopra pagine phishing. Poi abbiamo anche altri servizi simili, come Weebly, Wixsite, ne abbiamo rilevate parecchie di campagne su queste piattaforme. Sono piattaforme per costruire siti web, sostanzialmente. Quindi, cosa più facile per un attaccante è utilizzare queste piattaforme per costruirci landing page difficilmente rilevabili come malevole, in quanto queste piattaforme di per sé sono legittime. Abbiamo poi questo caso di pagina di phishing multifase. Le pagine di phishing multifase sfruttano servizi legittimi, anche in questo caso, anziché short URL come abbiamo visto prima, o weekly o altri servizi simili. Qui abbiamo addirittura servizi che usiamo tutti i giorni nel lavoro, come SharePoint, abbiamo OneDrive. Per cosa vengono utilizzati? Sostanzialmente per visualizzare il PDF in forma di preview. La forma di preview non ha molti controlli, però e quindi l'attaccante lo sfrutta per inserirci sopra un PDF con un link incorporato, però che punta a una pagina di phishing. Come si vede, punta a questa pagina di Office 365, in particolare alla login page. E quindi l'intenzione è quella di esfiltrare le credenziali di posta elettronica. Poi abbiamo qui un po' di consigli, un po' di best practice da seguire per evitare appunto di cadere vittima di queste campagne. La prima cosa da vedere è, a parte il mittente che spesso e volentieri è spuffato, poi è bene sempre pensarci bene 2 volte prima di cliccare su un allegato o su un link e poi l'URL, come abbiamo visto, e come è strutturata. Se uno capisce più o meno come sono strutturate, fare quindi attenzione innanzitutto al dominio, se non è correlata all'azienda, se è molto lungo, se ha molti trattini, se ha molti punti, quindi se ha molti sottodomini, se ci sono degli IP, addirittura IP codificati o delle mail incorporate. Ovviamente non bisogna essere poi degli esperti di URL, però a volte basta semplicemente vedere la prima parte, il dominio. Se non è correlato al brand, quasi sempre è un phishing. Se comunque non si è sicuri dell'URL, del mittente, ebbene, si può sempre comunque andare sul sito legittimo, contattare l'azienda madre, l'azienda mittente, quella reale, e chiedere appunto verifica di tale comunicazione. Vediamo alcuni strumenti, in particolare quello che noi diciamo forniamo, ovvero una lista di IOC che contiene appunto URL per bloccare appunto queste pagine di phishing.
non solo, ovviamente abbiamo tre tipologie di piattaforme che permettono di condividere queste blocklist, ovvero MISP, CMT e in ultimo un semplicissimo servizio di IOC testuali che possono essere incorporati addirittura al volo in una firewall o addirittura in un browser. Immagino ne avete sentito già parlare sia in news che nei precedenti webinar. Poi vi voglio parlare di un tool per chi magari è più tecnico e si vuole magari così vuole analizzare più dettaglio la pagina di phishing, se uno per controllare ad esempio se dove vanno a finire le credenziali, come vengono raccolte, è possibile utilizzare lo strumento per sviluppatori e semplicemente verificare una richiesta POST che spesso e volentieri va verso una pagina PHP di un dominio che può essere della stessa pagina di phishing o di un dominio esterno. Tipicamente questa pagina PHP non fa altro che inviare poi una mail verso appunto una casella di posta controllata dall'amministratore, sì, dall'attaccante. E lo stesso strumento, cioè scusate, un altro strumento simile a quello precedente è questo, che si chiama Header Live, però è un'estensione di Firefox. Fa la stessa cosa, solo che è un'estensione. Abbiamo poi questo che immagino molti di voi conosciate, BuildTotal, è un aggregatore di antivirus. All'interno ci sono più di 70 scanner antivirus e servizi di block listing di URL domini. Quindi in un colpo solo voi riuscite a verificare se un URL è malevolo o no. Attenzione a usare questo tool con i file perché sottomettere un file dalla vostra PA che contiene dati personali o riservati rischiate fondamentalmente di condividerlo con i 70 vendor e magari rischiate pure di trovarvelo in giro per la rete. Quindi occhio alla condivisione. Come detto in precedenza, la maggior parte delle pagine phishing è in HTTPS e siccome gli attori criminali cercano sempre di ottimizzare i costi degli attacchi, i certificati gratuiti Let's Encrypt sono i loro preferiti, soprattutto quelli di tipo EOV, cioè quelli che, anzi scusate, DV, Domain Validation, cioè sono sostanzialmente certificati che validano il dominio, ma non l'organizzazione. Poi ci sono quelli OV che permettono di validare anche l'organizzazione, che però richiedono un'attestazione, un'identificazione dell'organizzazione. E come vedete, appunto, nel sito fake non si ha un'attestazione della validazione, mentre nel sito legittimo si capisce che è questo certificato è intestato, per esempio, a Poste Italiane. Tipicamente Let's Encrypt non lo troverete mai, sempre sul sito bancario. Ora andiamo verso la Security Awareness e quindi ci accingiamo verso la fine. E come disse soprattutto Kevin Mitnick, che mi piace sempre citare, voi potete spendere un sacco di soldi per software, hardware, però purtroppo se anche un solo dipendente sbaglia e cade vittima di un attacco di ingegneria sociale, tutti i soldi investiti saranno inutili. Ma non lo dice solo lui, lo dice anche il Threat Landscape 2021 di NISA, dice il dipendente aziendale sarebbe responsabile dell'84% delle compromissioni del perimetro informatico. Lo dice pure NIST, che classifica le minacce informatiche che provengono dal personale interno all'azienda come insider threat. Quindi, oltre a questo, quindi diciamo, la formazione è importante. Formazione che si può fare in tanti modi. Volevo qui inserirvi tre link interessanti, purtroppo non ho fatto il tempo. In realtà, volevo consigliarvi di leggere, per esempio, le pillole informative di Certagid. Da Google potete semplicemente digitare pillole informative di Certagid, i phishing quiz di Google, per esempio, che sono anche queste, scrivendo phishing quiz di Google esce subito fuori, e l'Amazon Learning Phishing. Anche questi sono dei video fatti molto bene, con sottotitoli in italiano, che spiegano veramente
con esempi simpatici, sono fatti da attori, spiegano appunto gli attacchi di social engineering e phishing, soprattutto social engineering. Per contrastare appunto, cioè scusate, per misurare la formazione, è bene anche testare sul campo il livello di consapevolezza appunto della PA. E il modo efficace è quello di effettuare campagne di phishing stimolate all'interno dell'organizzazione. E quindi un tool può essere questo qua, GoFish, che permette appunto di simulare campagne di phishing e di inviare quindi email fraudolente con tanto di landing page. È uno strumento multipiattaforma e consente appunto di misurare il livello di security awareness, ma è importante, questo lo voglio sottolineare, perché qualcuno me lo dice, ma qui facciamo monitoraggio indipendente, ebbene, si può utilizzare, l'importante è che si crei, che questi dati vengano aggregati e anonimizzati. E in questo modo non si crea assolutamente un monitoraggio puntuale sul dipendente. Come funziona? Si può creare in 5 step la campagna. Nel primo step si configura il mittente, nel secondo si crea il modello di phishing mail, e nel terzo si fa la stessa cosa ma con la landing page. Sia per i modelli phishing page che landing page si può utilizzare un'automazione, ovvero si può importare l'HTML della pagina di phishing e della mail. E quindi veramente in pochi minuti si possono configurare questi due step. Il quarto step è si definisce i target e poi si avvia la campagna e si fa il monitoraggio e l'analisi del report finale, che penso sia la parte più importante, dove dobbiamo aggregare i dati e capire qual è il livello raggiunto di consapevolezza. Questa è la dashboard di alcune campagne che avevo testato e questi sono i risultati dell'attività di un singolo target. Come vedete è possibile capire quando l'email è stata inviata, quando l'utente ha fatto clic sull'URL contenuta nella phishing, nella mail, e quando questa pagina è stata aperta e quando l'utente ha inserito i dati, compresa di password. Quali sono i benefici? Beh, i benefici sono, come detto, una maggiore consapevolezza dei dipendenti sui rischi cyber, una riduzione della superficie d'attacco, si può una valutazione appunto della security awareness all'interno della PA, ma anche una riduzione dei costi, in quanto questo può essere fatto internamente, senza ricorrere a costosi servizi esterni. Sì, diciamo questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sono qua. Eccoci, allora grazie Michele per la tua comunicazione che ha riscosso molto interesse. Infatti, se vedi nel box domande dell'area riservata ci sono già alcuni commenti, alcune osservazioni e poi scorrendo in basso anche altre domande. Quindi ti pregherei di leggere il nome di chi l'ha Sì, fatta, la vedo. domanda e dare la tua risposta. Ok, leggo. Intanto Valentina Centuori chiede: ieri nel portale IMPA c'era un collegamento strano a Telegram. Questo non l'ho visto, bisognerebbe vedere questo collegamento strano per capire. Vediamo. Intanto Antonino Campo chiede come time rule da evitare, suppongo. Beh, sì, assolutamente, cioè da evitare. Bisogna vedere a cosa punta poi questo short rule, che in questo caso sono tutti servizi legittimi, BitLie e anche altri.
solo che appunto vengono sfruttati purtroppo per poi far atterrare la pagina verso una landing page malevola. Poi vediamo, allora, poi Maurizio Coppola dice: come individuare link malevoli presenti in servizi di URL shortest, per esempio Bitly, rispetto a URL corretti. Allora, qui cioè, ci sarebbe un, se ho capito bene, modo per sapere, diciamo, se una URL è short URL è malevola o meno, o come abbiamo visto prima, abbiamo anche visto dalla search incida, lo si vede subito, oppure se non si vuole andare sulla, non si vuole cliccare sulla short URL e si vuole vedere a che URL punta, ci sono dei servizi che permettono di visualizzare l'URL finale, quindi non short, ma long, cioè quella reale, senza cliccarci sopra, per punto si capisce se si può vedere in anticipo dove casca. Ecco. Ermanno Bombace chiede: URL che iniziano con protocollo HTTPS, come si distinguono da quelli clonati malevolmente? Allora, no. Non c'è un modo per distinguerli immediatamente. Cioè, gli HTTPS sono, cioè, l'HTTPS è il protocollo che consente la comunicazione cifrata tra client e server. Quindi sostanzialmente cioè, l'unico modo per controllare se abbiamo due siti, uno legittimo e uno fake, l'unico modo per capirlo è, allora, come detto prima, il dominio principale deve essere quello del brand. Si può controllare, ad esempio, le URL della phishing page. Di solito la phishing page è una pagina molto semplice che contiene. Che non contiene, scusate, tutte le URL complete. Se voi andate a cliccare sui vari link della phishing page, di solito queste non funzionano tutte. Di solito funziona solo la parte che è relativa alla forma di inserimento credenziale, che è la parte che interessa agli attaccanti. Quindi, poi vabbè, dicevo anche il certificato, se nella phishing page c'è un certificato di Let's Encrypt e siamo su un istituto finanziario, probabilmente non è legittimo. Poi Pasquale Mastrangelo chiede: un modo abbastanza sicuro di verificare una URL di cui non si è sicuri è di aprirla una macchina virtuale, ok, isolata dal sistema principale e con un sistema operativo Linux, meglio ancora se hardened, ok. Non è perfetto, ma è ragionalmente sicuro per gran parte di utenti. Bravissimo, sì, sono d'accordo con Pasquale. Sì, è un po' tecnico, ovviamente se uno ha la possibilità di farlo, è un modo abbastanza sicuro per visualizzare un qualsiasi link, ma anche allegato. Ovviamente tutti, la maggior parte degli attacchi sono pensati purtroppo per Windows, quindi già aprirlo su una macchina Linux, ma non solo, all'interno di una macchina virtuale garantisce una certa sicurezza in più, in quanto la maggior parte degli attacchi non funzionano su macchine virtuali, proprio perché molto spesso le macchine virtuali vengono utilizzate per analizzare i malware. Quindi, allora, passiamo alla prossima. Manolo Micozzi dice: come ci si comporta quando le URL nelle mail sono scritte dal software del firewall? Ah, sono riscritte dal software del firewall. Ma questa. Non sapevo che venivano riscritte le URL dal firewall. Mi risulta una cosa un po' strana. Mi risulta strano, ecco, cioè, questa cosa lì che viene riscritta da fare. Se viene riscritta da fare, comunque sicuramente verrà, immagino, andrà a puntare verso una sorta di sandbox.
immagino, non l'ho mai visto. Antonio Campo chiede, eventualmente avete in cerchio personale di supporto per un test con GoFish? Diciamo, nì, nel senso che in questo momento sono solo io, quindi c'è poco personale, però ne possiamo parlare. Barbara Milani chiede, potrebbe spiegare se usando Telegram, usata con bot per segnalazione al comune da parte dei cittadini, ci sono modalità sicure da attivare? Modalità sicure per abilitare Telegram? In realtà Telegram, se lo usi come bot all'interno del tuo comune, è sicuro di per sé, cioè è insicuro se all'interno, come facevo vedere un esempio prima, all'interno di un gruppo aperto si intrufola, diciamo, un attaccante che finge di essere il comune in questo caso. E esegue un attacco, esegue l'attacco nel senso che prende di mira una vittima, gli fa credere che di essere l'amministratore e gli fa cliccare su qualche link. Quindi diciamo, il bot si può realizzare tranquillamente, magari ecco, va monitorato, questo sì, magari, per capire se ci sono appunto intrusioni. Rosalba Castronuovo chiede, una banca spagnola mi ha mandato diverse mail, come se io avessi un conto e facessi prelievi, poi l'ho trovata su Facebook, ho mandato un messaggio privato in cui ho informato che sbagliavano in persona, non ero certa fosse phishing, la domanda è, ho compromesso qualcosa mandando un messaggio privato contattandoli su Facebook? Lo hanno risposto dicendo che mi avrebbero cancellato dall'archivio. No, rileggo un attimo, la banca spagnola mi ha mandato diverse mail come se avessi mandato su Facebook. Ok, no, assolutamente non ha creato alcun problema. Allora, poi invece andiamo velocemente perché sto consumando tutto il tempo, immagino. Antonino Campo dice: ritengo utile effettuare un test di conoscenza degli utenti, esempio GoFish, ricordo bene l'attacco della Regione Lazio dello scorso luglio. Ok, volentieri. Luigi De Rosa, le tecniche di phishing sono sempre più sofisticate, non conviene mai cliccare sul link che arrivano su messaggi o post e poi valutare se è giusto o falso, meglio andare direttamente sulla home del sito. Che sembra aver indirizzato il messaggio digitando assolutamente vero. Se vi capita un messaggio che arriva da Corriere o da un'amministrazione pubblica, però non vi aspettavate di riceverlo, andate direttamente nel caso del Corriere, sul sito del Corriere, e chiedere per verificare se effettivamente stavate ricevendo quel pacco, quella comunicazione. È sempre bene, questo sì. E mi sembra che non ci siano altre domande, almeno se l'ultima è quella di Luigi De Rosa. Vediamo se c'è qualcos'altro nella chat. Ecco, Sembra no, che questa è l'ultima, c'è un perché c'è un commento, non so se vuoi diciamo, dare un assenso o meno, di Lorenzo Rossi. Ah, ok, sì. Lorenzo Rossi dice, comunque Libra Esva, che non so cosa sia, non riscrive completamente YURL, ma lo integra. Ok. È un servizio che ho sentito, però non ne ho contezza precisa, quindi andrò a controllare. Va Ok, bene. allora abbiamo un'ultima domanda di Giovanni Romano, l'ho messa Ok, nella box e poi sì. andiamo in pausa. Giovanni Romano chiede: salve Michele, ho letto il file sulle cripto del link CertAgent, volevo sapere cosa ne pensa di essere di Bitcoin. Questo magari esula un po' dalla tematica. Ecco, diciamo, posso solo dire che
Il phishing e social engineering sfrutta molto anche, cioè diciamo che gli scammer e gli attaccanti legati al mondo Bitcoin, mondo crypto, sfruttano molto le tecniche di social engineering per attirare a sé gli utenti in piattaforme che non sono assolutamente legittime, perché come sappiamo in un articolo abbiamo anche fatto sul sito Certage, ci sono molte piattaforme che sono legittime nell'ambito blockchain e cripto, però purtroppo ce ne sono una marea che sono illegittime e sfruttano proprio il social engineering per rubare i soldi delle persone. E quindi diciamo sì, gli scam sono purtroppo una grossa piaga e addirittura raccolgono più soldi di ransomware. Questo dice molto, insomma, Ok, sul allora fenomeno. ringrazio Michele Petito per la chiarezza anche nella disponibilità nel rispondere a queste domande. Ti dico che ti stanno arrivando tantissimi complimenti anche in chat, soprattutto per la chiarezza con cui hai Grazie. trattato questi temi. Direi che sono le 15:31, possiamo andare in pausa caffè, ci rivediamo qui tra 10 minuti esatti, quindi a 41, con la comunicazione di Massimiliano Rossi. A dopo, grazie ancora Michele. Dopo. Eccoci tornati, bentornati dalla pausa caffè. Vedo già collegato Massimiliano Rossi.
Allora, vi ricordo, prima di dare la parola a Massimiliano, che per chi ho visto in chat dei problemi e quindi si è collegato in ritardo, nelle prossime ore avrete la registrazione sulla pagina di Eventi PA dedicata al ciclo di webinar, quindi potete rivedere sia la registrazione, potrete anche visionare e scaricare il materiale che i relatori vi stanno mostrando. Non perdiamo altro tempo, do la parola a Massimiliano Rossi che ci farà proprio degli esempi di campagne malevole e classificazione dei modelli di cyber kill chain. Allora, prego Massimiliano di provare a Sì, parlare per buonasera a verificare che tutti, sia tutto mi sentite corretto. correttamente? Sì, io ti sento Ok, benissimo perfetto. e allora ti Sì. do la parola e ci vediamo Ho dopo visto per una lo serie, sì, spazio basta dedicato abbastanza, alle sì, domande. mi Buona conosci tutti quanti comunicazione. qua, quindi. Ah, buonasera a tutti, sono Massimiliano Rossi, sono un analista del Certagid, mi occupo di. Diciamo in generale cyber risk management, policy sicurezza e policy di sicurezza e linee guida. Allora, andiamo avanti. Oggi faremo una disamina dei modelli dei modelli cyber keychain con qualche esempio di campagna malevola, insomma. Vediamo un attimo di incasellare il problema. Ha ben descritto il collega Pitito, ci sono una marea di modi per ingannare gli utenti. In generale, in questa breve presentazione volevo un attimino iniziare a capire a cosa ci serve identificare un attacco. Identificarlo per incasellarlo all'interno di un modello che ci consenta un attimino di capire come fermare l'attacco. Come fermare l'attacco, come fermare la campagna che può creare molti danni alla pubblica amministrazione. Perché fondamentalmente la pubblica amministrazione è il luogo nel quale vengono custoditi dati, sia dati amministrativi che dati, ad esempio, sanitari. Come potete vedere, la metodologia utilizzata dall'attaccante si può incasellare in qualche tipo di modello. I modelli principali che sono stati sviluppati sono fondamentalmente due, uno è la Cyber Keychain e l'altra è il Diamond Model for Intrusion Analysis. Adesso vedremo un attimino una breve panoramica delle contromisure o delle azioni da intraprendere per bloccare una campagna. Diciamo che in primo luogo vediamo che per rispondere anche alla domanda di Paola Socci, che ci chiede, negli IOC di Certagid c'è qualche link benevolo da usare per test delle policy firewall senza creare danni? Ma fondamentalmente il Certagid, lo riprenderemo anche in una slide successiva, però come potete vedere qui, ha proprio messo in campo un feed per gli IOC. Ovvero gli IOC possono essere presi e inseriti negli apparati di sicurezza e quegli IOC che sono gli indici di compromissione, ovvero, dopo lo vedremo un attimo più in dettaglio, ovvero se c'è un IP malevolo e noi lo abbiamo censito attraverso le nostre analisi, come IOC verrà trasmesso direttamente alla PA. E la PA potrà bloccare quell'IP. Quindi, proprio in quel momento abbiamo bloccato un attacco. Abbiamo bloccato un possibile attacco. Ad esempio, un'altra possibile azione da intraprendere è un'adeguata segmentazione della rete LAN. Diciamo che le misure di sicurezza, anche quelle locali, hanno il loro peso.
anzi, sono molto importanti. Noi abbiamo a che fare comunque, diciamo, un attacco di phishing o una campagna malevola. In generale, sono eventi difficili da riconoscere. Ecco perché oggi volevo comunque mostrarvi alcuni strumenti per incasellare correttamente questo tipo di informazioni che vengono da più fonti. E quindi, diciamo, un altro strumento che serve come strumento reattivo è lo strumento del SIEM, che se configurato correttamente ci fa vedere in anticipo i possibili attacchi. Questo anche per rispondere alla domanda di Marina Stabiano, dietro il pulsante accetta cookie, è possibile che si nasconda un link malevolo. Diciamo che in generale, in questo ambito, nell'ambito informatico ancora più in generale, tutto è possibile. Quindi quello che dobbiamo un attimino, dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, soprattutto al lavoro, insomma, in ufficio. Poi abbiamo tutta un'altra branca della sicurezza informatica, che sono le misure preventive, che vedremo nel prossimo nostro appuntamento, il 2 dicembre. Le misure preventive si compongono di linee guida, procuramento linee guida in generale, sia sullo sviluppo sicuro che ad esempio sul TLS. Ci sono svariate tematiche sulla sicurezza, ma anche sul procurement sicuro, e in generale anche questo webinar che stiamo facendo fa formazione. Tutte queste componenti insieme creano consapevolezza del problema. Lo chiamo problema, sicuramente non è un'opportunità, il problema di capire se il mio ufficio è sotto attacco, se la mia PA è sotto attacco oppure no. E, diciamo, adesso iniziamo a vedere, facciamo una breve introduzione alla Cyber Kill Chain. Non so perché è tornato indietro alla prima slide. In questo modo, diciamo, la Cyber Kill Chain si propone di sette fasi e che servono per modellare un attacco. La prima fase è la cosiddetta ricognizione. La ricognizione, in altre parole, è la parte OSINT e Information Gathering dell'attaccante. L'attaccante, per selezionare l'obiettivo, che cosa fa? Scusate, cerca di raccogliere il maggior numero di informazioni che gli servono appunto per creare quell'environment, come dire, passatemi il termine, mail perfetta che faccia cadere nella trappola più utenti possibili. All'interno della prima fase, scusate, all'interno della seconda fase invece abbiamo l'armamento. Teresa, non ti sentiamo. Eccoci, allora, abbiamo dei problemi tecnici con Massimiliano Rossi. Nel frattempo volevo ricordarvi che chi sta avendo dei problemi di ricezione delle slide e del video, potete provare, come vi hanno suggerito Antonella Fancello e Cinzia Riccio, di uscire e rientrare, perché alle volte è un problema di connessione incerta, oppure a riaggiornare. Vi ricordo che se utilizzate l'applicazione, la funzionalità, diciamo, ha dei riscontri migliori.
Adesso vediamo se Scusate per l'interruzione. Massimiliano. Sì, grazie, scusate Teresa, scusate. Allora, Ok, non ti preoccupare. parlavamo della seconda fase che è l'armamento. L'armamento, ovvero, accoppia, diciamo, il file malevolo o il file che non è identificato nella mail per poi comunicare con il cosiddetto command and control che avrà il compito di, appunto, inglobare nell'environment della PA il vero e proprio malware. Diciamo, come dicevo poc'anzi, abbiamo la terza fase della trasmissione, che è la consegna dell'arma al destinatario. Ci sono svariati modi per consegnare l'arma. Uno dei modi, lo vedremo tra un po' nell'esempio, è appunto l'allegato nella mail, che non è la vera e propria arma, ma è il mezzo con il quale l'arma verrà scaricata sul computer della vittima. Ovviamente, legato a doppio filo rispetto a questa fase di trasmissione c'è lo sfruttamento. Una volta che è stato scaricato il malware controllerà tutte le vulnerabilità del sistema operativo in questione, che sia Windows o Linux. Non è, diciamo, il sistema operativo in questo caso, diciamo che se ce n'è uno un pochettino vulnerabile, un pochettino di più, nel senso che è quello più diffuso. Potrebbe essere Windows, però diciamo non è una regola vera e propria. E passando alla quinta fase, c'è appunto quella che anticipavo, è l'installazione. L'attaccante, il criminale, è in grado a questo punto di accedere ogni volta che vuole al sistema e scaricare dati oppure cifrarli e renderli inaccessibili. Comunque, tenere sotto controllo il sistema. La sesta fase, ovvero quella del command and control, è la fase in cui l'host compromesso tenta di stabilire il canale di comunicazione con l'host esterno e ricevere i comandi. In questo caso, il malware comunque è un pezzo di codice che esegue azioni automatizzate. Ok. L'ultima fase è la fase degli obiettivi, quella che anticipavo un po' prima. Quindi c'è il furto della proprietà intellettuale, il furto di dati aziendali, il furto di connettività anche, che non è da sottovalutare perché molte volte sentiamo dire: ah, tanto io sul mio PC non ho dati che possono interessare. Questo può essere anche vero, però il PC di una pubblica amministrazione può essere utilizzato, il PC o il server, come testa di ponte per effettuare altre attività malevole, oppure per fare mining di Bitcoin, che anche quella è un'attività illegale. Passiamo adesso a vedere un malware vero e proprio come si comporta. Diciamo che per brevità non ho riportato tutte le cose che tutta l'analisi del malware perché altrimenti ci sarebbero voluti più, insomma, più ore. Quindi l'ho semplificata un attimino e vediamo come incasellare le cose che ho scelto nell'analisi tramite Cyber Kitchen. Ah, leggevo una domanda interessante. Di Maurizio Coppola. La segmentazione della rete LAN intende creazioni di VLAN? In generale sì, ma anche azioni a più basso livello, cioè per esempio i computer dell'ufficio del personale possono essere anche, oltre che VLAN che sono diciamo logiche, anche a livello fisico raggruppate su un gruppo di porte inaccessibili agli altri computer degli altri uffici. Quindi, parlando di mail, invece, vedo anche subito quella di Barbara Milani che dice: ma ci sono mail che possono essere pericolose anche se solo aperte sul PC?
Ah, diciamo che in generale mi sento di dire no, però se dal subject vedete delle cose strane, non aprirla è meglio. Quindi passiamo agli esempi che vedete qui, no? Verso marzo dell'anno scorso c'è stato un malware, Lock the System, che mandava delle email mirate agli utenti dicendo che c'era un pacco in attesa e che doveva essere ritirato, con un allegato che diceva: questo è il tracciamento del tuo pacco. In generale, qui possiamo vedere subito la prima fase, cioè quella della ricognizione della cyber kill chain, no? L'attaccante sta facendo ricognizione. Quindi, quello che dobbiamo un attimino inquadrare è che in determinati periodi, magari critici per l'ufficio amministrativo, alzate anche il livello di alert come persone, lasciatemi dire questo. Cioè ponete più attenzione alle email che arrivano. E devo dire che questa, in generale, è una mail scritta in italiano corretto. Quindi neanche troppo complicata da capire, cioè da capire che fosse un'email malevola, e quindi in generale molto complicata però se noi stiamo abbastanza attenti, vediamo che, come vedremo tra un attimo, l'email aveva un campo from diverso dall'email, cioè Maxiv era il nome visualizzato, mentre l'email era un'altra completamente, tipo maximilian.de o qualcosa del genere. Quindi già quello ci deve far scattare un campanello d'allarme. A parte poi, diciamo, il contrattacco, la contromisura che è configurare correttamente i sistemi anti-spam. Quindi un altro, come dire, tranello di qualche tempo fa, un po' più recente, è stato l'aggiornamento critico Dike. Dike è un software per la firma digitale, quindi molto utilizzato anche nella pubblica amministrazione. E poi c'è il classico, sempre verde, della webmail, no? Il vostro staff vi dice: guarda, devi cambiare la password, cliccando, quindi o si scarica un malware oppure si forniscono le password per accedere alla propria casella email e concedere all'attaccante comunque una porta d'accesso alla propria infrastruttura email. Passiamo all'analisi, la fase dell'armamento. Come potete vedere qui, questo è l'allegato. E vi dicevo, anche per rispondere alla domanda di prima, se l'aprite, diciamo, in generale non dovrebbe succedere poi un macello, però se cliccate sull'allegato, l'allegato una volta aperto esegue sicuramente delle azioni malevole. In questo caso la contromisura che è essenziale capire è che bisogna anche stare attenti ai comportamenti dell'utente, e quindi la formazione, questo tipo di iniziative servono proprio a un attimo inquadrare il problema. Nella fase del delivery, qui vi ho messo l'email malevola, cosa succede? Intanto una possibile contromisura è settare correttamente il record SPF all'interno del mail server. Il record SPF ha il compito di verificare se il tipo di dominio che ci sta scrivendo e lasciatemi dire è buono oppure no. Quindi in questo caso, una volta che è passato il delivery, i criminali danno il via alla vera e propria operazione. Quindi ovviamente subito dopo il delivery c'è la fase di sfruttamento, cioè io sto sfruttando le vulnerabilità del sistema operativo. Come potete vedere, la prima cosa che l'attaccante va a vedere è cerca le copie di backup nel vostro computer per dire:
E poi cancellarle, perché l'obiettivo che vedremo tra un attimo di questo malware è proprio quello di cifrare tutti i vostri file, non tutti, quelli, perché questo malware seleziona anche le cartelle da cifrare, e in generale una delle prime cartelle è proprio la cartella documenti e la cartella desktop, con le quali tutti lavorano. Quindi va a vedere se c'è un punto di ripristino e lo cancella. Questo perché? Perché lo può fare? Perché lo può fare? Perché in questo caso una delle contromisure è disabilitare Microsoft PowerShell nel profilo utente. Microsoft PowerShell è una shell un attimo con comandi potenziata per fare alcune diciamo, operazioni tecnicamente più complicate, che fondamentalmente possono non servire all'utente normale, ma servono o all'amministratore o a un utente sviluppatore, che in questo caso, insomma, nei casi degli uffici di normale amministrazione non è necessario che sia attivato, no? Nel caso in esame, client-0.exe è scaricato mediante l'apertura di quell'allegato che abbiamo visto prima. Quindi adesso passiamo proprio alla fase di installazione. Una possibile contromisura, come dicevo prima, è disabilitare PowerShell. Che succede? Interrompo la catena di cui parlavamo 2 secondi fa, la Cyber Kill Chain catena. Una volta interrotta, l'attacco è interrotto e si può procedere alla bonifica di tutto il sistema, di tutto l'environment. Quindi a questo punto, un altro tipo di contromisura, se è ancora in fase di installazione, è installare sugli endpoint dei meccanismi per i quali io, cioè il software sull'endpoint, che fondamentalmente sono degli antivirus un attimino più evoluti con una componente di machine learning, riesce a capire se quello che sta facendo il PC dell'utente è una normale amministrazione oppure no. Nel senso che sto usando più CPU, sto usando più rete, sto usando più, ad esempio, PowerShell. Quindi, se questi parametri variano in qualche maniera, sicuramente partiranno degli alert che devono far scattare il campanello d'allarme ai vostri amministratori di sistema in generale. Quindi, andando avanti, siamo alla fase di command and control, cioè la comunicazione di cui vi parlavo prima. Ovviamente, una volta stabilita quella comunicazione, non è detto che l'attaccante si fermi a quel tipo di malware, cioè fa scaricare soltanto il client che abbiamo visto 2 secondi fa. Può anche impartire altri tipi di comandi. Come si ferma a questo punto la catena? Si ferma sempre col firewall e indicando, configurando correttamente il firewall, e quindi indicando i domini che non sono categorizzati, bloccando i domini che non sono categorizzati oppure che sono non, cioè non hanno nessun tipo di nome. Ultima fase del lock the system che abbiamo analizzato fino ad ora è appunto le azioni sugli obiettivi. Cioè, una volta che abbiamo passato tutte le fasi, siamo arrivati alla fase finale, nella quale appare la finestra. I due file sono stati criptati. E quindi in quel momento il computer è fermo, non è accessibile. E in generale, anche perché non è accessibile la parte dati,
il malware non ha cifrato anche la cartella di boot, passatemi il termine, per riavviare il sistema, altrimenti ci sarebbe stata la possibilità che l'utente non veda nemmeno il messaggio d'errore. Ovviamente, il più delle volte si chiede un riscatto in Bitcoin, ma anche quella è una truffa. Anche se si paga il riscatto, la chiave di decifratura non arriverà mai. E quindi, come dire, arrivati a questa fase, le contromisure, diciamo che una volta criptato, le contromisure non ci si, ormai il sistema è compromesso. Quindi, come dicevamo qui, in questo caso il file è stato cifrato, in altri casi ci può essere privilege escalation nel caso di server che gestiscono qualcosa o che sono esposti e quindi vulnerabili, che hanno qualche tipo di porta aperta. Andando avanti nella disamina riassumiamo un attimino e diciamo tutte le cose che ci siamo detti fino adesso, comprese le contromisure, sono riassunte in questa tabella dove diciamo cosa devo fare per migliorare la mia capacità e decidere quale strumento è più efficace nella catena. Quindi in generale facciamo un paio di esempi, no? Nel delivery sicuramente il firewall è l'antispam la fanno da padrone, oppure come dicevo prima, la segmentazione nella rete LAN può contenere il virus ad alcuni utenti, ma non arriva a quelli più critici, ad esempio. Ah, Paolo Canali dice: PowerShell riesce ad essere sfruttato anche se l'utente ha solo permessi user? Se è attivato, è probabile che ci possa, anche perché il malware diciamo, è stato progettato bene, e quindi anche se non ci sono i permessi, fondamentalmente si possono cambiare le chiavi del registro e tentare di utilizzare PowerShell. Quindi se è disabilitato proprio PowerShell è meglio. E come dicevo prima, qui abbiamo un riassunto di tutta la catena e delle contromisure. Per quanto riguarda ad esempio il command and control, possiamo vedere che anche la comunicazione tra il payload, che sarebbe l'allegato, e il command and control può essere interrotta. Diciamo, attivando dei particolari strumenti sul DNS che bloccano questo tipo di comunicazione. Allora, Marco Capitanio. Questo indirizzo potrebbe essere un falso indirizzo. E come si verifica? Allora, per verificare questi indirizzi, il mio collega Dario Basti prima ha inserito un chat URL nella chat qui a destra. Un antispam come Barracuda può essere una buona difesa? Sicuramente è meglio di niente. Cioè, tutto è utile alla causa della sicurezza informatica. Quindi tutti i sistemi di difesa riescono a fare qualcosa, insomma, in questo ambito. Quindi adesso passiamo all'altro modello, che è il Diamond Model, che è un altro tipo di modello. Quindi ho voluto riportare entrambi, perché diciamo che il primo è stato sviluppato dalla Lockheed Martin. È un'azienda che lavorava in stretto contatto con la difesa americana. Infatti, diciamo che l'impronta militare c'è, perché loro hanno classificato tutte le fasi di un attacco per poi, proprio come una tattica di guerra, per poi bloccare
in ogni fase di quella catena. Il Diamond Model, diciamo che è un punto di vista leggermente più sociale, nel senso che esaminiamo nelle punte del diamante l'avversario, l'infrastruttura utilizzata, la capacità e la vittima individuata per il malware. E co a cosa serve? A correlare appunto gli eventi in modo tale che tutti gli eventi, anche futuri, che mi capiteranno, riesco a inquadrarli e, magari usando tutti e due i modelli, bloccare l'attacco malware o phishing che sia. Ah, Barbara Milani dice: la posta elettronica certificata ha dei margini maggiori di sicurezza? Allora, diciamo che la posta elettronica certificata garantisce la consegna. Faccio un parallelo con la posta raccomandata. Diciamo che il contenuto della lettera a priori è sconosciuto, quindi anche in quel caso, comunque, i gestori della PEC si sono interfacciati in generale con Agid per cercare di arginare anche questo problema qui. Andiamo avanti. Introduzione quindi al Diamond Model. In questo caso, come vedete, ai vertici del diamante c'è l'avversario che è responsabile dell'attacco. Come dicevo prima, l'infrastruttura è l'insieme dei nodi di comunicazione fisici ma anche logici che possono essere bloccati per interrompere l'attacco. La vittima è il bersaglio, e che può essere o una vittima singola oppure un gruppo, come nel caso della PA. Molte volte vengono presi di mira a dicembre, che magari c'è la chiusura della fatturazione, vengono mandate tantissime mail di malevole che dicono: questa è la fattura del contratto tal dei tali, vai a vedere, schiaccia in allegato, trovi tutta la documentazione. L'allegato invece è quell'altro malevolo che ti porta comunque a cifrare tutti i dati del tuo computer. Quindi purtroppo, oltre a tutti i sistemi anti-spam, antivirus e firewall, c'è anche il fattore umano, che è molto molto importante. La capacità si riferisce allo strumento e alla tecnica utilizzata, quindi ci sono capacità più o meno raffinate, ma comunque quello che dobbiamo ricordarci è che per gli attaccanti questo è un business. Il business si può vedere in maniera positiva oppure negativa in questo caso qui. Quindi diciamo che la classificazione, l'attaccante in questo caso è individuato nella posta elettronica, no? Usa la posta elettronica per fare i delivery. Quindi l'email è proprio il vettore d'attacco. Per quanto riguarda invece l'infrastruttura, quindi l'attaccante fa leva su informazioni plausibili, è quello che dicevamo quindi fa, nel senso che se io sto aspettando davvero un pacco o sto aspettando che il fornitore mi mandi la fattura, diciamo che devo stare doppiamente attento a quello che guardo, perché in generale la prima parte, il primo stadio dell'attacco, nel primo stadio dell'attacco l'allegato potrebbe essere non rilevato da nessun tipo di sistema, quindi l'ultima barriera è proprio l'utente. Per quanto riguarda invece le vittime, come dicevamo all'inizio della chiacchierata, le vittime sono individuate in base a quello che porta come dire, a quello che fa più business rispetto all'attaccante. Se in quel periodo che è stato mandato all'attacco lock the system, dopo aver fatto social engineering e anche open source intelligence, gli attaccanti hanno capito che in quel periodo c'era un traffico di
di corrispondenza di pacchi maggiore rispetto a qualche altro mese, ovviamente la mail è stata confezionata per capire, per mettere in trappola più utenti possibili. Abbiamo un altro esempio proprio di ieri, che è sugli SMS di phishing. Bisogna stare molto molto attenti perché addirittura i criminali riescono a diciamo, mettere il logo corretto o comunque diciamo, anche questi vanno a statistica di chi manda, di chi va a inserire la mail di phishing. In questo caso, per renderlo ancora più diciamo reale, il sistema che fa? Io metto la prima volta username e password, Claudia Pozzani, ma anche un allegato PDF potrebbe essere pericoloso, certamente sì, anche un allegato PDF se contiene un link malevolo, un link che ti porta alla comunicazione verso un command and control potrebbe essere pericoloso. Non solo, anche nei PDF ci potrebbe essere del codice malevolo all'interno ed eseguibile, che tipicamente anche in questo caso qua era un JavaScript. Quindi riprendendo il discorso del phishing che proprio il Certaggi ha analizzato ieri, cosa succedeva? Se proviamo a mettere la prima volta Massimiliano Rossi e la password, cosa succede? Il sistema restituisce password errata, perché in quel modo diciamo, l'utente è portato a pensare che deve mettere quella vera, perché magari anche noi nei sistemi in generale spesso capita che la prima volta uno sbaglia la password. Quindi hanno simulato proprio il fattore umano vero e proprio. Quindi diciamo che quella è sì, rispondendo alla domanda di Fede, P greco, no P, ma comunque devo cliccare sul link del PDF, sì, in quel caso se c'è il link del PDF, sì. Nell'altro caso se il codice è malevolo e contiene il PDF, basta aprirlo e succede e si innesca la catena di cui abbiamo parlato prima. Quindi occhio che in questi giorni arrivano anche questo tipo di mail. Noi abbiamo rappresentato con Agid e Certagid, però ci potrebbe essere, non lo so, qualsiasi pubblica amministrazione soggetta a campagna malevola. Quindi, l'infrastruttura appunto descrive nel vertice del Diamond Model le strutture di comunicazione fisiche, cioè in questo caso l'analista va a controllare se quali sono appunto i tipi di comunicazione per poi determinare l'IOC, cioè l'indice di compromissione di cui abbiamo parlato adesso. In questo caso ho riportato solo l'IOC, che è appunto la mail. La mail inserita opportunamente nei sistemi di sicurezza, sia perimetrali che di mail, blocca l'attacco. Cioè questa mail non arriva per niente se è censita a dovere, se è censita a dovere l'IOC. Allora, sussiste ancora la vulnerabilità SyncJacker? Sinceramente, su questo ancora non abbiamo una risposta precisa. Quindi, l'ultimo vertice del Diamond Model è la capability, cioè la capacità, che è appunto l'insieme di tecniche e tattiche, procedure e strumenti utilizzate per far cadere nel tranello le vittime. Quindi, ci sono tecniche di social engineering, tecniche di OSINT, cioè Open Source Intelligence. Fondamentalmente ricordatevi che tutto quello che è visibile è sfruttabile, quindi la superficie d'attacco rispetto a quello che rispetto al volume di informazioni che noi stessi diamo, per esempio tramite Facebook, tramite
gli altri social network, per fare un nome, è quello più famoso, insomma, in generale, Facebook, vengono sfruttati dagli attaccanti proprio per fare questo tipo di azioni malevole. Leggo nessun video. Ah, però adesso sta funzionando. Ok. OK, facciamo un parallelo fra i modelli di classificazione che abbiamo visto fino ad ora rispetto da una parte alla Cyber Keychain e da una parte al Diamond Model. Ah, come vedete, la mail è classificata delivery, lo stato di delivery, la fase di delivery nella Cyber Keychain e infrastruttura rispetto a Diamond Model. L'URL è considerato ovviamente perché il mezzo di comunicazione fra la vittima e il command and control nella fase di command and control, ed è sempre invece una tecnica rispetto al Diamond Model, quindi infrastruttura. Scusate, sì, infrastruttura. Mentre il client, che è il vero e proprio malware, è classificato come exploit, armamento e installazione nella Cyber Keychain, ma anche command and control, perché comunque continua a comunicare col command and control, è invece tecniche e infrastruttura rispetto al variable model. Una per tutte, compila il malware, compila una lista di estensioni del file di immagine, disco o di backup. Questo perché compila questa lista? Uno, perché vuole cancellare i punti di ripristino, no? Così una volta riavvia, perché la prima cosa è uno riavvia, dice ma che sta succedendo? Oppure tenta di ripristinare una vecchia immagine del punto di ripristino in modo da ripristinare la situazione precedente. Quindi questo non è più possibile, perché una volta individuate quelle estensioni, quei file vengono cancellati. Nella Cyber Keychain è la settima, ovvero azioni sugli obiettivi, mentre nel Diamond Model è la capability, cioè gli strumenti e le tecniche per raggiungere l'obiettivo di infettare il sistema. Ricapitolando, spero di avervi passato un attimino il fatto che oltre a tutti gli strumenti di tecnologici, firewall, router, settaggi, configurazioni, l'anello più importante della catena è proprio l'uomo. Quindi magari spero che anche con questo seminario riusciate un attimino a riconoscere al volo se state subendo un attacco, se la mail è malevola oppure no. Quindi bisogna porre la massima attenzione alle comunicazioni. Perché dico questo? Perché le comunicazioni sono proprio la porta d'accesso all'esterno e all'interno della PA. Quindi, diciamo, con qualsiasi mezzo, che sia SMS, come diceva il collega Petito, video o qualunque cosa, può determinare una porta d'accesso verso la PA. Quindi, purtroppo, sono sempre comunicazioni in cui siamo portati a fidarci. Quindi, in generale, se noi stiamo lavorando davvero alle fatture, è proprio in quel momento che dobbiamo porre attenzione a tutte le mail che riguardano quelle fatture. Dico le fatture perché è la cosa più frequente, insomma, negli uffici amministrativi. Andando avanti, vi volevo ricordare appunto del feed IOC di CertAgid e come è possibile scaricarlo. Bisogna andare in questo link e inviare il modulo via email a info@certagid.it. Si possono abilitare massimo 20 IP. Questi sono i nostri contatti. E se volete segnalarci qualcosa, siete benvenuti. E grazie per l'attenzione.
soprattutto grazie. le pecche, sì, concordo con Fatima che dice che bisogna stare attenti alle pecche, sicuramente. Ok, allora grazie mille a Massimiliano Rossi e vedo collegato anche Michele. Vuoi dire qualcosa a conclusione? Cosa è andata via la comunicazione? Non ho sentito Sì, niente. infatti, non ho sentito. Non si è sentito. Teresa, puoi ripetere, purtroppo non si è Eccoci, sentito. allora. Sì. Grazie. Sì, allora ripeto, volevo sapere se Michele Petito vuole fare una chiosa, se ha bisogno di qualche altro minuto, abbiamo giusto qualche minuto perché lo vedo Ti collegato. ringrazio, mi sembra che il collega Rossi abbia risposto a tutte le domande in maniera Sì, esaustiva. se possiamo Ok. insistere su un concetto è che, diciamo, nell'ultima slide, il fattore umano alla fine è quello preponderante rispetto agli altri fattori. Noi possiamo configurare correttamente tutto quanto, però, diciamo che i criminali, informatici, fanno solo quello tutto il tempo, quindi fondamentalmente stanno lì per cercare un buco e cercare di trovare la falla adatta per entrare nelle pubbliche amministrazioni. Fondamentalmente. Quindi bisogna alzare il livello d'attenzione. Ok, perfetto. Allora, ringraziando Michele Petito e Massimiliano Rossi per le loro comunicazioni e per aver risposto a tutte le vostre domande anche in corso di webinar, quindi li ringrazio particolarmente per la flessibilità con cui hanno portato avanti la loro comunicazione. Vi ricordo che tutti i materiali saranno nelle prossime ore disponibili sulla pagina di Eventi PA dedicata al ciclo di webinar e noi ci rivediamo. Giovedì prossimo, 2 dicembre, per l'ultimo appuntamento di questo ciclo, sempre dalle 14:30 alle 16:30, per sviluppare il tema strumenti e linee guida a supporto della PA. Ringrazio voi Grazie a partecipanti, i tutti. Grazie relatori e le colleghe che si sono occupate della parte tecnica. a Buona tutti. serata a Buona tutti e a serata. giovedì prossimo. Buona serata.